finisce. Sento la nostra regia di passato. Basta, non siamo senza tre, sentiamo il terzo. Dove la mamma mia ragazzi, la roba che vi abbiamo messo, tutta roba che viene da questa zona, è tutta roba a chilometro zero, pane fatto in casa, i salumi, il formaggio ravigiolo viene fatto adesso sopra. Sulla cucina lì, beh, noi sono 30 anni, 27 anni che facciamo cucina di territorio, quindi quel famoso chilometro zero sono 27 anni che noi lo facciamo. Tu vieni qui da noi, la nostra cucina si basa esclusivamente sulla stagionalità e sul territorio. Infatti noi, se tu vedi, abbiamo un piccolo esempio di orto, vedi? Noi adoperiamo molto nelle erbe. Vedi che sono anche qua, quindi li trovi un po' dappertutto sparse, soprattutto vedi nella serra. Che adoperiamo appunto, sono tutte erbe aromatiche. Questa è una vallata, la vallata del Segno, che parte da Riolo e viene su verso Palazzuolo, dove è l'ultimo comune, anche se è Toscana, è considerata la Provenza, dove c'è la strada, le famose strade della lavanda, Casola la Valsegno col giardino officinale più grande d'Italia, cioè, quindi c'è una cultura sulle erbe notevole in questa vallata, e noi l'abbiamo, grazie alla fortuna di aver conosciuto l'inventore del giardino officinale, il professor Rinaldi Ceroni, che ci ha dato l'input e la voglia di cucinare con le erbe. E noi facciamo questa cucina da 27 anni e le erbe fino alla fine di settembre, metà ottobre le troviamo ancora tutte. Poi andiamo con i frutti dimenticati, i frutti del nostro bosco, i marroni, le pere, le mele, le pere volpine, i cosiddetti frutti dimenticati che l'uomo aveva abbandonato subito dopo la guerra perché non avevano resa economica e si era buttato sulla frutta che aveva la resa economica, perché un chilo di pesche o un chilo di pere, e quelle moderne fai presto a farlo, con quelle diciamo antiche dimenticate ce ne voleva 4 volte e recuperi la storia del territorio. Cioè, questo è il discorso. Però il chilometro zero è molto difficile da capire qual è il chilometro zero, perché sai, il problema è la professionalità di chi applica queste regole, cioè, applicando le regole in maniera corretta e soprattutto con amore e con passione, sei sicuro di avere un prodotto, se anche non è chilometro zero ma è a chilometro 5, è un chilometro che è a zero, cioè, capito? Ascolta, andiamo a vedere i nostri amici di Ravorando, sì, vediamo cosa combinano, andiamo a vedere, visto che li abbiamo fatti venire a scoprire questo posto bellissimo. Dicono cosa hanno combinato. Vorrei tornare dalla mia bella a casolare. Anche la Coca-Cola, no, la Coca-Cola si muove nel vino, no, è che ci fa molto bene.